Oddio, la PlayStation 5, ragazzi! No, esiste. Oh, Rapture, digitale però. Mamma mia. Ma questo è l'omino di Ultimate Arena, oh, raga. Hanno comprato l'IP? Grigiando. Vabbè, cosa vuol dire? No, così a caso. Non è Bupa, non c'è niente, vabbè. Beh, si inizia già con un titolo che posso dire introduce già tantissime novità, no? Le armature, i robot. Certo, i robot, le navicelle. Città in rovina. Chi non l'ha mai fatto nessuno. Un po' di dinosauri. Fa sempre comodo quello. Ragazzi, dobbiamo trovare un'idea. Facciamo una vampiri. Roba. Facciamo soldati con Capcom, con dinosauri. No, non è possibile. Ma poi delle sfere nel cielo. No, non può essere Dino Crisis. Non dovevo Dino Crisis così, ragazzi, vado via dall'Italia, Che il 3 già annunciava un po' quelle cose lì. Ah, secondo me è co-op, o tipo una roba tipo online. Aspetta. Perché il 3 non se lo ricorda nessuno di Dino Crisis, ma era una merda così. Online multiplayer. Tomodachi Games. Sì, ho capito, ma si fa un'ora e poi si butta via. Top. Ma poi da quanti dinosauri ci hanno messo. Cerato, poi. Questo secondo me è garbadata, però. Ho capito, ma poi ancora il T-Rex con le squame. Mezzo spike, butta dentro lo spike. Exoprimal. Vabbè, gioco che morirà appena uscito. Questo ci butti in una piazza giapponese, io sono contento. A livello tecnico non sembra tutto, però... a me intriga ancora, non so perché. L'hanno annunciato 12 volte, però... sì, di Mikami, ragazzi. Sì, vabbè, l'avevano già detto mille volte, però. Cioè, lo stile c'è, è uscito anche un bel gameplay lungo, tra l'altro, se lo vuoi dire. Guarda che bello, dai. Sembra veramente figo. Sembra una cacata scritto con le K, che è da tanto. De, ha detto, sentite. Immagini ti droppano qualcosa su Dragon Quest. Sarebbe interessante. Sicuramente. Cioè, questo sembra un free to play tipo MMO. Belli sti mostri, però, Cos'è? Final Fantasy? Ah, Stranger of Paradise, ok. Yeah, basta, passiamo ad altro. Questo è un nuovo capitolo? Racconta delle cose. Square Enix ormai ne fa 2000, Si ferma mai. Oh, l'hip hop. Certo. I dragoni, è il suo. Trippando il drago. Due FPS. Ah, vale. Bello open world con una mappa gigante vuota. Mezzo meno un altro. Però non sembra malissimo. No. Sembra lo Shadow of the Colossus. No, è più di mappa. Mi cioè tanti viaggioni. God of War anche, un God of War in al volo. Se sembrava una mappa vuota, vedi, per arrivare magari in... però. Let's finish this. Queste frasi del cazzo, tutto uguali. Let's finish this. No, Mario non credo ci sia, ragazzi. Ma questo magari ti interessa a te. L'ho visto già il trailer, mi pare l'hanno già annunciato questo, sì. È un po' caotico. Attenzione, ben tre. sì. Però è arena, guarda. Quello che campra con lanciamissili. Bella sta mitragliettina. Ma poi a me piace il passo veloce, molto sì, rapido. Sì, si vede che è aggiornato proprio. È per mobile. No, penso proprio di no. Comunque ormai è confermato che la PS5 è una PS4 più grossa. Sì, cioè, sì, se sì, c'hai sì. Soldi, se la riesci a trovare, hai soldi prendi PS5. Se non la riesci a trovare piglia PS4. Ormai fanno tutto, per tutto. Giocabile solo per ADP. Oh! Vabbè, non ci posso credere. Se ne parlava l'altro giorno col Dottor Game, guarda, di questo. Ah, beh, hanno fatto comunque una rivisitazione grafica enorme. Sono le ROM, praticamente. Sì, sono le ROM. Get a slice of action. Tutto uguale a... Vabbè, ci saranno i bug che rendevano il gioco impossibile. Sì, sono porting, raga. Ma ci sono i picchiaduro? Ok, tutto ci hanno messo. Siamo tutto, sì. Tutti. Via, nel bottino, dove devono stare.
Ah, non si sa nemmeno quando, cioè, perché sì, per trasferire delle ROM ci vuole un botto di tempo. Cos'è sta roba? Guerra di mostri di Kaiju? Cos'è il Rampage modificato? Sì, c'è sì, Rampage sì, sca... brutto, 20 anni grazie dopo. Grazie a Levelloni, Salvulso, Marcello Momento, Optimus Prime, e a Sitting Frog. Bello, eh? Questo è da comprare. Ah, c'è anche un piccolo... Ah, grazie. Ce l'ha dovuto dire. Se l'ha scordato di mettere il cartello. Via, grazie. Finito? Ah, no. Mi sa che questo è Dead Space. Sembra, sì. No. Jojo! Che cazzo... Ragazzi! Che cazzo dite? Sono Ocean. Oh, porco d'inci! Ti prego, un 2D, ti prego, due... Sì! Ah, no, è la Star Battle Remastered, penso. È l'All Star Battle, ragazzi, per PS3 remasterizzato. Unlucky. Mi sembra figo come picchiatore. No, no, è ganzissimo. Ganzissimo, però è quello. È veramente bello. Spero almeno aggiungano dei personaggi per questa versione. Ehi. Ah, Ice of Heaven mi ha fatto cagare a me. Vabbè, R Remastered. E ci saranno ovviamente tutti i personaggi di DLC. Che è? Oh, stata giapponesata. Vabbè, era un tempo, abbiamo visto. No! Aggiornamento di Sifu nell'antichità? Ti immagini? Sembra però, eh. Gli antenati di Sifu? Trick to Yomi. Micchia, sembra Sifu nell'antichità. Micchia, sembra proprio un film di Kurosawa questo, eh. Sì. E c'è pure il taglio cinematico. Ma poi perché sono compatti i personaggi? Non so se l'hai notato. Sì, bella, sì, sì, non lo so. Sì, no, non è proprio in 2D. A scorrimento. È a scorrimento. Ma però sembra interessante, eh. Ma sembra figo, sì. È un po' legnoso, vecchio, però bello da vedere. Sì, sono un po' incastrati, i personaggi. Sì. Ma è un indie, almeno? Leonard Menchiari, che sta qui dietro a Fornacetta. È un indie? Allora, ok. Attenzione, attenzione, Cazzi Studios. Ma cosa fa? Ah, Returnal. Ma cosa fa? DLC? DLC, dai, forse. Adesso lo godo. Io devo giocarmelo, raga. Bellissimo. Ah, co-op! Seto Kaiba? Guardate! Bello! Il cannone tibetano. Questo è un minigame, sembra. Best for the people of the kingdom. Yes. Devi spostare soldatini nelle caselle. Impossibile non dormire per me per queste cose. Yes. Già la faccio. Ah, ma Square Enix non ha fatto punti gioia quest'anno. Zero. Poi. Bello. Eccoci qua, via. Ma hanno cringiato pure lo strategico con gli anime. A posto. Ma non è che... Ma cosa c'entra il cringe? Preordinando la Limited con statua. E poi l'unica cosa bella ormai sono gli artwork. Quello non sbagliano quasi mai. Però ci fai poco. Ecco, un altro gioco di Square Enix per capire. Se però mi fai vedere qualcosa di... Questo cel shading... Potrei vedere... Storfam... Fai la fatta di snap. Porco di... Attenzione, sembra un JRPG. Non è Toriyama, vate a fanculo voi e chi cazzo siete. Scherzo. Però sembrava cel shading. Ma che è sto cavolo? Eccoci, via. Un'altra merdata. Ma è Elden Ring, sì. Elden Ring, uguale. Wow, no, no, un po' proprio di nave. Genshin Ring. Sembra Genshin Impact. Mamma mia, tremendo. Dai, però centrale, c'è sempre. L'ha fatto Dragon Quest una volta. Basta, finito. Via, bel classico bauletto. Lasciato così in mezzo alle rovine, peraltro. Vabbè, quello c'è anche nei Souls, bisogna dire. Sì, 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 ecco,
Allora, non c'è mai stato nessun villain in quella posizione sul trono, è la prima volta che la vediamo. Bella come pattina e non si muovono. No, no, ma è una feature del gioco, eh. Ah, ho capito. Sembra interessante. Ma da che punto di vista? Da punto di vista di ATV. In generale. Ecco qua, dal logo alla fare stesso, font a 200 anni. Sì, sì, dalla PlayStation 2 questo proprio preso e esportato. Grazie, Inox 91. Attenzione, colpo di scena. Si combatte con Taki sempre perché sono comodi. Who are you? Bello il colpo di scena, un sorrisone. Fang. Lo so io chi sono, vai. A posto. Finito? Arrivederci. Via. Le gommine che rimbalzano. Ecco, aspetta, ci sono delle forme che roteano. Che sono più interessanti dei giochi, tra l'altro, anche fatte meglio, peraltro. C'è da dire che non sono questi eventi stramega incredibili, no. Non sono pompati come tali, però fanno comunque. Hogwarts Legacy, sì, ragazzi, non arriva. Proprio, c'è un grande movimento intorno a questo. Come film della Marvel, se state lì a un'altra mezz'oretta, poi vedete. Hogwarts Legacy, sì. Perché se una cosa mi ha sempre affascinato di Harry Potter, nonostante ne sia sempre stata la larga, è la lore di base. Cioè, gli antichi maghi, fondatori, quella roba lì interessante. Oh, si parte, more, it's real for us. Ci saranno molte un caverne, Zepp Lord. Dai, amore. Tanto Wizarding World mi ha sempre ricordato un parco a tema, non so perché, c'ha un po' il logo da parco a tema. Lumos. Lumos. Beh, puoi guardare anche qui, lo vedi meglio, amore, eh? Non sembra brutto. La ghicchia un po', però non sembra brutto da vedere, eh? What do you think you're doing here, humans? Un troll! Ci sono tutte le creature. Ma quindi open world? Dinosauri. Che è questa creatura? E ci sarà della roba magari esclusiva. Credo che siano tutte robe scritte esistenti, amore. Non penso si siano inventate. Dici? Welcome to Hogwarts Legacy. Vabbè, telecamera. Sulle spalle. Cioè, sembra reale. Guarda lì. Sì, no, ma sembra bello. È un work in progress, poi. Adesso le warp room. Ecco, Dada. Arrivato. Guarda. Ecco, ti fa il tuo mago, vedi? Vabbè, dai, personalizzazione classica. Eccoci. Ma you will be sorted, quindi non puoi decidere. Bella questa. È Ganzo, come per PS1 le lezioni. Giuro, ragazzi, a me di Harry Potter non me frega niente, però è veramente figo. Esatto, è bulli coi maghi. Sono anche combattimenti. Penso sì, qui, dici, amore, ci hanno messo tutto, penso. Capire la trama, cioè, non la trama sarà esclusiva, amore, una cosa. Non so se ci sarà una trama, capito? Magari ambientato prima di Harry Potter, dopo Harry Potter. Dai, che fighe queste cose, però, eh. Chissà quanto è grande la mappa, dove puoi andare. Enchantments and mysteries. You'll discover dungeons and secret passages. Ui, dungeon belli! Vabbè, come negli altri giochi di Harry Potter. Ho capito, ma figo che usi le... Quanto backtracking, amore, ci sarà per risolvere degli enigmi, per recuperare delle cose. Bello, guarda, questo è proprio Dobby, cioè un Dobby, un elfino. Dai, raga, hanno fatto proprio un bel lavoro. Da vedere è stupendo. Nick è quasi senza test. Lui c'è sempre. Sempre. Vabbè, un fantasma, eh. Lì da secoli, penso. Guarda quanti pasolini. Cos'è? Boccia al contrario. Eccolo il Quidditch. No, sì, no, è proprio bello. Oh, è proprio... No, ecco, a me queste robe fanno impazzire. La ribellione dei Goblin. Una storia nuova, te l'ho detto. Chissà perché poi si ribellano. Oh, è Dragon Ball. Beh, il gameplay dei combattimenti è action classico. Forse un po' più lentino. La madonna, raga. Vabbè, dai, flexiamo su, allora. Ma guarda il riparo. Sì, di amore, ma è incredibile, te l'ho detto. Ho paura dei combattimenti. Perché è tutto basato sulle magie. Io ho paura che sia un bordello sto sì, gioco. Sì, un pochino perché, sì. C'è tutta la sottotrama, c'è delle lezioni che devi comunque seguire, cioè della tua vita nella scuola e tutto il resto. No, io proprio perché è un brand che non ho mai apprezzato, lo giocherò. Perché la schivatina dei colpi, rollata come Dark Souls.
sarà tipo anche un libro dove devi segnare tutte le creature che incontri, tutti i mostri. Spero ci siano, ci siano anche le carte delle scioccorane, spero ci sia il bestiario. You can even use Ganzo. Guarda che rollino, guarda il dash bellino. E vedi, io ho paura in trippammi, capito, con tutti questi incantesimi. Ce ne saranno. Minchia, quanta roba stanno dicendo. Ecco. No, queste sono le abilità. Sì, aspetta, collection, guarda, vedo collections sul menu. Eccoci. No, non penso, dai. Poi l'animazione è uguale a quella di God of War, bellina. Ti prego. Le ricette. Ma ciao. Vabbè, raga, dai, hanno fatto veramente un bel lavoro, dai. Oh, Potions Herbology Beasts. Oh. Che figata, diventi di roccia, vabbè. Anche la musica comunque sembra veramente bellina, eh. Guarda, beh, è tutto bellissimo, cioè. È super curato a livello estetico. Guarda, amore, le mandragole che urlano. Vabbè, per forza. Belle. Speriamo poi non downgradino. Vado, io spero che. Vabbè. Magari ti fanno volare anche sull'ippogrifo come nel 3. Spero. The Romance. No, vabbè. Davvero? Cioè, ci sono i Confident. Lui come si chiama ora? Quello del 2. Come si chiama lui? Sì. Quello del 2, il folletto. Pix. Ma del gioco? Cioè, mi sembrava lui. Poi ma non nel so. Film non c'è. No, nel film no. Però nel libro c'è. Quello che rompe sempre il cazzo. Sì. Hanno detto 1800 comunque. Eh sì, te l'ho detto. Ah, non avevo sentito. Avevo letto 1800. Collezionabili, si può vedere qualcosa? Amore. Oh, per capire. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Cioè? You're introduced to this space that cosa? Seems to sense what you need, cioè, and then provides it for you. Arredare le minchia. No, vabbè, Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to. Quindi è un hub dove brew potions and ti prepari a viaggiare, le missioni. Oddio, okay. Cos'è sta roba? Sì, la stanza delle necessità. Forse è tipo una stanza dove ci puoi mettere tutte le cose che gli servono. Noob, come lo chiamate? Lab centrale, scusate ragazzi per la pronuncia. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with evening or sunshine. Va bene. Va bene. Ma puoi catturare anche gli animali? Raga, c'è boh. Vabbè, carrellini. Boia dei carrellini. E puoi andare a diagonale. Penso che possa andare nei luoghi principali. Come vada che dabra? Forse puoi fare tipo la versione cattiva. Non so. Ma l'ippogrifo davvero? Combat mystical threats. Ma quindi puoi fare anche lo stronzo? Sì, sembrerebbe. Sì. Minchia. Holiday 2022. Minchia, quindi a fine di quest'anno esce. Ma ragazzi, ho i brividi, ve lo giuro. Prima rank attivo per forza. No, più che altro perché dicono che puoi diventare il mago che vuoi. Non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Mi aspetto la scammata dietro l'angolo. Troppa roba bella, mi puzza di roba scriptata. Perché? Speriamo di no. Perché bisogna essere sempre così negativi. Comunque, oh, raga, a me intriga, sembra fatto bene. La presentazione mi ha convinto, lo gioco. Se poi lo piglierò in culo, pace. Però oh, avranno fregato. Ma poi è stato bello anche lo State of Play. Cioè, pam, 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 ti faccio vedere tutto, le ambientazioni, il gameplay, le potenzialità di questo gioco. Ti piace? Sì? No? A posto. Basta. Cioè, a me non interessa nulla di Harry Potter. Nulla. Lo ripeto, cioè, mi sono piaciuti i libri,
ma non da strapparmi i capelli. I film mi sono piaciuti alcuni, non tutti, anzi me ne è piaciuti forse la maggior parte, sì, sono quelli che non mi sono piaciuti rispetto a quelli che mi sono piaciuti, però sto gioco mi sembra veramente figo e lo giocherò. No raga, più che altro io le carte delle scioccorane, tutti gli incantesimi, ci diventerò scemo a esplorarlo tutto.